Buongiorno, benvenuti e ben ritrovati. Oggi Seconda Repubblica, lo vedete, abbastanza fitta di ospiti, certamente. Quattro consiglieri comunali, non peccando di cavalleria, ma per garbo istituzionale, inizia a presentare il ruolo, insomma, principale tra gli ospiti, cioè il presidente dell'Assemblea consigliare Peppe Guaiana. Buonasera. Ben trovato, presidente. Accanto a lui la consigliera Anna Garuscio, indipendente, posizionata appunto all'opposizione nei confronti dell'amministrazione comunale, così come all'opposizione posizionata la rappresentante del Movimento 5 Stelle, la consigliera Francesca Trapani. Ben trovata sia alla Garuccio che alla Trapani, ben Buonasera, grazie, trovata buonasera. anche alla consigliera di maggioranza invece Marzia Patti. Buonasera. Eccolo qua, abbiamo fatto, diciamo, due e due in un certo senso, anche se il ruolo del Presidente del Consiglio Comunale è quello di garanzia, quindi di terzietà, però certamente lui è un esponente della maggioranza consiliare. Un fine settimana di grandi polemiche, di grandi discussioni, magari fin troppe, addirittura credo, insomma, ne abbiamo parlato pure noi nei servizi, no? Si sia toccato un po' il fondo, in un certo senso, fatemi dire, per la brutta immagine, lo dico vale per tutti, ce l'ho qua, due o tre protagonisti ce li ho qua, così poi magari mi contestano, per la brutta immagine che l'Assemblea consiliare in toto ha dato di sé. Una seduta consiliare, quella della settimana scorsa, ancora una volta che si è tenuta in streaming, ancora per i problemi legati all'emergenza da Covid-19, dove però, malgrado la distanza, i toni sono stati alti ed esagerati, sia da parte del sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, che da parte di alcuni consiglieri, in particolare la Francesca Trapani, che poi ha chiesto scusa, ho visto su Facebook ai Non è cittadini, insomma. esattamente così. Beh, e come no? Hai chiesto scusa, consigliera Trapani. Allora, da dove Non partiamo? gridavo contro il sindaco. Partiamo da lì, partiamo proprio dalla Trapani. Grazie Nicola. Allora, intanto io ho chiesto scusa, ma ho chiesto scusa come mio modo di fare, l'ho chiesto anche in seduta consiliare. Ho chiesto scusa ai cittadini trapanesi per i toni accesi, ma non offensivi, che peraltro non erano, perché si vede benissimo dal video che poi è circolato su Facebook, non erano toni nemmeno rivolti al sindaco, ma io che ero in aula consigliare, il presidente lo potrà confermare, in realtà gridavo contro il presidente Guaiana Certo. perché gli dicevo: Presidente, non permetta al sindaco di continuare ad offenderci, lo stoppi, non mi chiuda il microfono. E questa è una cosa che si sente benissimo dal video, quindi dico, se una vittima c'è, quella è il presidente Guaiana, non certo Vittima una dei due. mia vittima, la vittima delle mie urla, cosa che non è la prima volta che accade. Io sono una persona abbastanza, io mi accendo e mi scaldo facilmente, per cui non è la prima volta che accade che in consiglio comunale io mi scaldi. Ed è di questo che ho chiesto scusa ai cittadini trapanesi, ma non ho mai offeso e soprattutto non ho mai offeso le persone. Sicuramente all'interno della bagarre politica, quando in aula ci sono temi molto caldi, accade che ci si dica qualcosa, come dire, si faccia qualche metafora un po' irriverente. Ricordo quella del Presidente Guaiana quando ebbe a dire all'Ipari che aveva gli scoiattoli nel cervello, ma dico qualcosa di irriverente che però, come dire, rientra nella bagarre politica. Cosa diversa è essere particolarmente offensivi nei confronti non tanto ed esclusivamente delle istituzioni che noi rappresentiamo, quanto della persona. Perché vede, se io mi rivolgo verso una donna e non ne faccio un discorso sessista, mi creda, Ci siamo del tu ma o ci di siamo del buon lei? Ci siamo del gusto, tuo o del lei? sì, Ci siamo del del tuo. tu, credimi, non ne faccio un discorso sessista, ma di buon gusto, con labbra morbide o hai la fogna in bocca, va oltre la bagarre politica. Io ricordo, e ne parlavamo poco prima di iniziare, che io sono sempre stata imparziale su questa cosa, sia nei confronti di me stessa che nei confronti degli altri. Qualche mese fa la stessa consigliera Garuccio ebbe uno scontro molto acceso con la consigliera Passalacqua, dove volarono parole grosse. Museruola. A quell'epoca io ricordo di consiglieri di maggioranza che hanno espresso la solidarietà nei confronti della collega Passalacqua e io stessa mandai un messaggio alla consigliera Passalacqua. Perché io credo che in questi casi non c'è opposizione o maggioranza, c'è la persona ed è il discorso che poi chi vedrà la seduta potrà Scusate, vedere. però in parte io non sono Sindaco d'accordo. Tranchida non riesce più a
differenziare tra il suo ruolo di sindaco e l'uomo che lui è. E la stessa cosa fa nei confronti degli altri, non vede più il consigliere, non vede più la donna o la persona. E lui va sempre sul personale. E va sul personale offendendo in maniera forte, mi dispiace e lo dico pubblicamente, che i consiglieri di maggioranza, che io ritengo ci siano delle gran persone per bene tra questi consiglieri di maggioranza, onesti intellettualmente nella vita, non abbiano detto qualcosa in quella, io però in quel in parte caso. Stavo dicendo, non sono d'accordo, nel senso che è vero che si sfocia, si scade sulle offese personali, però io mi sento di ricordare a tutti, a me stesso certamente, che voi lì non rappresentate voi rappresentate certo. La città, quindi ma infatti non veniamo offesi volta, però per come rappresentanti parlo di della garbo città. Istituzionale che manca da ambo le parti, non c'è dubbio, perché arrivare insomma a queste urla o arrivare a queste accuse che sfociano poi sul personale, a me non sembra che sia perché obiettivamente io un ritengo che il esempio di Presidente garbo non dovesse istituzionale. permettere che il sindaco continuasse ad offenderci. Anna Caruccio è una di quelle che in particolare è stata attaccata un po' più nell'ultima seduta, al punto che, come lei stessa poi ha dichiarato anche con un comunicato stampa, si ha detto: mi vedo costretta per la prima volta in vita mia a fare un atto di denuncia formale alla Procura della Repubblica. Consigliere Caruccio, non è che però lei è una di quelle che non si lascia prendere poi insomma dalle scandescenze, pure ci è capitato, no, ci siamo detto Anna, pure ti è capitato insomma di lasciarti andare, no? Ma ti è sembrato che io mi sia lasciata andare in quella seduta? Nell'ultima no, ma appunto nell'esempio della museruola ha detto la pasta d'acqua, beh sì. Certamente, ma io infatti in quell'occasione ho sbagliato per averlo detto, ho sbagliato per non averlo detto prima. Perché caro il mio direttore, quello che noi abbiamo visto... Intanto, scusami, confermi che ricordi alla procura, insomma, che fai un atto certo, di denuncia? Okay. Ma non solo per questo. Okay. Io già oggi stesso ho l'ennesimo appuntamento per portare avanti ciò che sto portando avanti da tempo, che riguarda Via Tunisi, che riguarda una seduta, riguarda una presenza in commissione, che riguarda tanti altri aspetti, un DUP non emendabile, tante altre cose. No. Vedete, quello... nella prima Repubblica, che tutti abbiamo criticato, forse chi più chi meno, io non tanto perché l'ho vissuta proprio dal di dentro, molti dicevano probabilmente quello, chissà cosa accade, ma queste cose quando poi con la Seconda Repubblica e quindi le dirette o non le dirette, comunque l'intervento più presente dei media all'interno delle sale istituzionali, hanno portato a vedere anche delle situazioni, delle liti a livello nazionale molto, molto forti, e per cui si pensava, ma quante cose succedevano all'interno della Prima Repubblica e noi non lo sapevamo. Non lo sapevamo, probabilmente non lo sapremo mai, o magari io qualcosa la so. Però quello che noi oggi, le dirette, i media entrano in contemporanea, e a me viene da ridere che non si capisca ciò che accade, cioè tutti ormai l'abbiamo capito ciò che accade. Io, ho difficoltà a capire cosa sta io sono, sto arrivando, offesa dal sindaco. Ma non solo dal sindaco, da mesi. Avete tirato in ballo e fatto la museruola, io ho detto, ho sbagliato a dirlo pure prima. Ma la consigliera, io non voglio parlare adesso di persone assenti, fra l'altro okay, ricordo che la stessa consigliera non si è difesa perché sa benissimo tutte le cose che mi ha detto dentro l'ala consigliare. Una volta anche no, una... No, ma infatti non è solo... No. Scusami, io no. Però voglio io finire... Scusami, un altro esempio. Tu potevi fare l'esempio e continuare a sì, dire sì, che quando... Io sono stata minacciata che mi alzavano le mani, di certo non è stata scusami, la consigliera Garuccio. Scusami, allora, tu hai tirato in ballo questa cosa, Francesca, collega Trapani, sì, sì. E hai fatto bene, perché te l'ho detto pure io, quando non siamo entrate, io ho detto un'espressione museruola. Ma hai anche detto Anna Caruccio, però allora se voi mi dovete fare no, finire le così frasi ti faccio fare poi scusami. Il discorso completo, perché lo ha detto sabato il sindaco qua venendo intervistato da me, sono stato minacciato, sono andato a rivedermi sì. Il consiglio e tu hai detto al sindaco attia tagizu io sì. Beh, questa è una minaccia, questa no? È una minaccia e mi denunci, ma intanto va tutto contestualizzato. Allora, di che cosa devo parlare? Del garbo istituzionale intanto e poi andiamo nel merito delle questioni, vai. Allora, intanto stavo dicendo
che è tutto registrato, quindi ognuno può valutare con la propria testa. Io racconto i fatti, non racconto come li interpreto io, ok? Quindi ognuno può vedere cosa succede. Queste dirette ci fanno vedere ciò che accade ed è bene che ci siano, ed è bene che ci siano. Quando la collega Trapani ha raccontato il fatto della museruola, io vengo offesa da tempo, per l'esattezza a partire proprio da agosto del 2019. Da agosto del 2019. Non le voglio, certe cose neanche le voglio ripetere, magari insomma ci sarà occasione, ho tutto conservato. Dunque, dal sindaco fino a giovedì, no, fino a sabato la diretta di Telesud, giusto? E io non ho mai risposto. Io sfido chiunque a portare una registrazione. Io sono stata tante volte ospite qua, ho mai offeso il sindaco? Tu sei testimone, direttore, l'ho mai offeso? Mai. Io mi muovo sempre e solo sul piano politico e programmatico nei confronti della città. Che io non apprezzi, che io non apprezzi il modo di agire nei confronti della città del sindaco di Trapani. Notorio. È dichiarato. Ma notorio. Io l'ho dichiarato anche a lui. Ma non mi si può, ma se mi vuole fare una colpa di questo me la faccia, ma io non mi sento colpevole. Ok? Quindi io non l'ho mai offeso e lui lo sa. Tant'è che quando disse che cosa che era stato provocato, le registrazioni testimoniano che lui non è stato provocato, vero consigliera Trapani? Non era né mai in stato provocato in quella seduta, non era stato provocato in quella seduta né in altre. Ma poi se noi dobbiamo interpretare, è stato provocato, scusatemi, per gli interventi che legge su Facebook, scusi, o sui social network. Voglio finire. Se, però se mi fate finire io, giusto, ok. Non sto difendendo nessuno, preciso le cose. Sì, ma come le so. Io non sto difendendo nemmeno me stessa, perché ho parlato di museruola, giusto? E io sto dicendo la verità. Cosa dice lui? Infatti stavo dicendo, anche se non mi avessi interrotto l'avrei detto lo stesso. Cosa dice lui? Ah, perché hai scritto, perché l'ho scritto io, lui non ha detto chi l'ho scritto io, lo dico io, che è assente. Ma perché mi volete dire che è presente? Assolutamente. Per me è un sindaco assente, ma io lo posso dire a chiare lettere ed è un mio pensiero. È un mio pensiero chiaramente basato su dei fatti tangibili. Dal mio punto di vista, consideriamo il fatto che per me, a me ad esempio il sindaco non mi risponde, non mi risponde ai messaggi, io ho messaggi memorizzati, l'ultima volta gli scrissi un messaggio per una questione scolastica, no, scolastica mia, cioè dell'edilizia che aveva a che fare con una scuola, lui mi ha risposto, risponderò all'interpellanza, quindi è lui che mi porta all'interpellanza, per non parlare di certi assessori che non mi rispondono, quindi scusatemi, allora. Cos'è il discorso? Quando io devo interrompere per questioni tecniche, mi suggerisco alla regia di stare attento a muovere la collana perché fa interferenza con il microfono. Grazie. Per questo, io quando il discorso della museruola, che a me uscì di getto, ma e non è una giustificazione, ma io sono umana, anche io sono fatta di sentimenti, dopo tanto tempo che la stessa consigliera passa l'acqua, anche in seduta consigliare, soprattutto in seduta consigliare, nei miei confronti usò dei termini che io qui non ripeto e che si collocano nella categoria delle parolacce. La stessa consigliera, che ha un modo di fare non perfettamente consono a quello istituzionale, perché una volta la dovettero tenere nei confronti della consigliera Trapani. Trapani non è la consigliera Garuccio. Detto questo, torniamo a quello che è accaduto giovedì. Il sindaco A non è stato provocato. B, anche se lo fosse stato, se entriamo nella sua logica della provocazione, in questa sede, a partire da marzo, iniziò a chiamarmi a dire che c'era una consigliera che era malata psichiatrica. Il giorno dopo alla radio disse: non mi risulta. Sì, mi risulta. Nelle mie trasmissioni non mi risulta, magari dimentico. Ma no, non ma è una, quella è una malattia psichiatrica, come no? Ma il giorno dopo ad una radio disse che la consigliera ha il virus della corona in testa, ma questa è una malattia psichiatrica. Poi disse il giorno dopo che il virus della corona in testa ce l'aveva una Garuccio, per non parlare di labbra morbide. No, quello è per me, consigliera Garuccio. No, me l'ha detto anche, me l'ha scritto. Ah, anche a lei. Nella maggioranza. Scusi. Allora cosa succede? Io dunque, do la parola a Massimo. No, ma dunque possiamo anche chiudere il discorso e parliamo di Trapani, che è meglio. Certo, infatti. Ma ciò che io voglio dire è che il livello raggiunto, a mio parere, anche, quindi dunque lui non è stato provocato, perché se entriamo nell'ottica della provocazione allora io avrei dovuto raggiungere dei livelli, invece io sentendo e non mai presente, avrei dovuto veramente agire in determinato modo. Mi sono sempre placata, calmata, ho detto va bene, quello è quanto. Ma in realtà lui
E quindi io come, dove mi muovo? Sul piano politico e programmatico della città, e quindi gli dico questo, quello, questo va, non va, questo facciamolo così, quello così, e passo sempre da lui. Senza lui che cosa risposta. Fa? Senza entrare mai nel personale. Senza ottenere risposta. Qualche volta sì e qualche volta no. Ah, okay. Lui che cosa fa? Mi attacca sul punto di vista personale, dove io non mi muovo, però i progetti miei, quelli per esempio, non quelli ordinari, ma anche quelli straordinari, che sto scalinata, quello e l'altro, li prende e li fa suoi. Quindi io che mi muovo solo sul piano politico, lui mi attacca su quello personale, ma proprio quello politico, dove mi dovrebbe invece attaccare, gli piace e se lo prende. Vabbè. Scusi, voglio dire una cosa, il linguaggio... Non è un monologo di Anna Caruccio, ricordiamoci, lo facciamo pure gli altri. Il linguaggio utilizzato, scusatemi, io ho insegnato 7 anni al carcere, 7 anni al carcere di Trapani, e ho insegnato in tutti i reparti, e quando dico tutti intendo tutti. Il linguaggio utilizzato all'interno dell'aula consiliare giovedì scorso io non l'ho mai udito, nemmeno nel carcere, nemmeno quando passavo nei corridoi, in mezzo ai corridoi, in mezzo alle celle, per raggiungere quei reparti particolari dove le aule, per raggiungere, dovevo passare in mezzo alle celle stesse. Marzia Patti, ma si può andare avanti così, in questa situazione, con questa situazione, obiettivamente? Assolutamente no, innanzitutto buonasera a tutti, rinnovo i miei saluti. Assolutamente no, è da un paio di mesi che forse il garbo istituzionale manca all'interno di quell'aula. Non condanno nessuno, non condanno l'opposizione, non condanno la maggioranza, ma sono stati mesi difficili, sia dal punto di vista emotivo, per quello che abbiamo vissuto, sia dal punto di vista psicologico, sia anche dal punto di vista consiliare, per le modalità in cui si svolgono i consigli. Abbiamo visto consigli veramente ai limiti dell'educazione, consigli con cartelloni con scritto vergogna, consigli in dove cui la maggioranza, ci sono le registrazioni, vero? Consigliera, no, non l'ho visto. Consigli in cui la maggioranza si è stata etichettata, vero, come banda Bassotti, consigli in cui si dice ad un consigliere non capisci, consigli in cui si interrompono i consiglieri per gridare. E non dico né l'opposizione né la maggioranza, tutti abbiamo le nostre colpe. Io non entro nel merito dell'ultima discussione, ma faccio un appello alla buona politica. Io faccio sempre appelli alla buona politica. Noi abbiamo una grandissima responsabilità, quella di amministrare una città e amministrarla in un momento storico veramente difficile. Io penso che tutti dobbiamo che, scusa, fare... Marzia Patti, cosa c'è che non va che... Allora, io non la chiamo consigliera Patti perché io sono la trasparente. Marzia è una mia amica. Siccome lei diceva queste cose, Marzia, mi sembrava Marzia, dotata di buon senso, e tu onestà, dicevi no. La no, stessa no. Onestà intellettuale e politica che io le riconosco, deve riconoscerla anche in questa sede. Marzia è stata una di quelle che, nel caso specifico, mi viene sempre in mente perché è stato molto palese, di questa sera la Musolini ha scritto un post per esprimere solidarietà nei confronti della consigliera Passalacqua. Quindi oggi, con la stessa onestà intellettuale, dovrebbe dire, a prescindere questa, chiedo a tutti di avere buon senso, ma prima di ogni cosa a quel leader che oggi io in qualità di consigliere di maggioranza rappresento, di avere quel garbo istituzionale e quella gentilezza nei confronti dei colleghi, Marzia, che Marzia, lei si augura. Io me lo aspetto da Marzia. Consigliera, io potrei anche farlo, ma per onestà intellettuale, Francesca, sottolineo anch'io che siamo molto amiche, quindi mi permetto, per onestà intellettuale noi siamo una comunità politica. Una comunità politica, il Presidente può confermare, che da mesi viene offesa e lesa. Ma anche noi da veniamo chi? Offesi viene, e lesi. Cioè, ma da chi? Avete fatto un comunicato designandoci maligni. Io non c'è un comunicato. Fate parlare la consigliera Patti, fate parlare la consigliera Patti. Non parlare delle persone presenti. Abbiamo perché fatto se, un comunicato, perché se ci mette abbiamo tutti fatto nel calderone. Mi faccia parlare perché io ho avuto il piacere di ascoltarla. Ma non metta tutti nel calderone, parli di noi presenti, perché se cita frasi, cartelloni di persone che qua non ci sono. Consigliera, lei ha citato la consigliera Passalacqua che non c'è, non può difendere. Credo che volesse dire che è un'escalation di contrapposizioni che magari ha portato poi a dare in escandescenza. Secondo me, l'una dall'altra parte, secondo me, ma poi voglio ascoltare il Presidente. Io sto dicendo quello che è dal punto di vista mio e dei cittadini che ci vedono e che ci hanno ascoltato durante questo durante questi mesi in diretta streaming, e prima ci ascoltavano, magari adesso che eravamo tutti a casa ci ascoltavano con più attenzione. Sto dicendo quello che è successo negli ultimi 3 mesi. Noi abbiamo fatto un documento, lei lo ha citato, verità.
Perché l'opposizione sui social ha raccontato una serie di falsità, come faccio un'ipotesi, la possibilità dell'esenzione etari, quando anche l'ARERA ha detto che l'esenzione etari sulla parte fissa non si poteva fare. E voi avete raccontato per giorni falsità, avete pubblicato, non so voi nelle vostre pagine, ma circolava una nostra foto segnaletica, sono arrivati ai nostri familiari. Nelle nostre pagine non ci sono. Consigliere, lei deve parlare di quello che effettivamente è stato fatto. Io vi sto dicendo quello che è successo nell'arco di questi 3 mesi. Abbiamo raggiunto un livello bassissimo. Consigliera Patti, il sindaco di Trapani durante la pandemia ha fatto una cabina di regia all'interno della quale io mi sono ritrovata, e il sindaco Tranchida si è ritrovato a collaborare con alcuni di noi. Per esempio con me, ma anche con la consigliera Callina, con il consigliere Gian Formaggio, non con la consigliera Garuccia, perché non c'era. E io non so perché non l'ho fatta certo io la cabina di regia. Il sindaco di Trapani ha millantato una collaborazione, si sentiva telefonicamente con esponenti del Movimento 5 Stelle a livello locale, tipo me, per cercare di trovare delle quadre su argomenti importanti per aiutare la città in un momento particolare. E dall'oggi al domani si sveglia e impugna un decreto del mio governo. Ma consigliera Patti, ma lei lo sa che quando si fa politica ci vuole anche il rispetto delle parti politiche? Consigliera, le ricordo che siamo anche noi. Le ricordo che siamo anche noi al governo. E io non faccio politica come fa il suo sindaco. Come fa il mio sindaco. Io ho una cabina di regia, legge un regolamento e poi boccia il primo articolo. Consigliera, ha avuto più di dieci giorni di tempo per discutere quel regolamento, per trovare l'accordo delle parti, per fare un compromesso. Dopo che ha impugnato il DPCM. Francesca, anche io faccio un appello alla tua onestà intellettuale. Voi vi siete arrivati in aula e avete bocciato un regolamento di aiuto alle imprese. Chiedevate delle cose che non si potevano fare, ma soprattutto eravate in una cabina di regia dove le parti politiche potevano prendere posizione. Il suo sindaco. Consigliera. Perché il suo sindaco, prima che quel regolamento arrivasse in aula, il suo sindaco ha impugnato il DPCM del governo Movimento 5 Stelle e PD, pur sapendo che era una messa in scena teatrale, perché poi si è visto, gli interessi per il rilancio dei nostri operatori economici per lei è una messa in scena. Gli aiuti arrivati fino ad oggi sono ascrivibili al governo. Io non ho altro da aggiungere. Impugnando il DPCM. Scusatemi, non mi costringete a chiudervi i microfoni. No, per piacere. Allora. Mi scuso io per... No, non c'è bisogno, ormai è andato ormai. Presidente del Consiglio Comunale ha un ruolo di garanzia, no? Super pacis dovrebbe essere teoricamente, si ritrova in aula appunto questi continui battibecchi o alterchi nell'ultima seduta. È stato più volte invitato, questo lo dobbiamo dire per onestà, dalla consigliera Trapani non solo, a prendere posizione nei confronti del sindaco per come stava andando la seduta, e lui invece non l'ha fatto. Ho letto una sua intervista su un altro organo di stampa, però è giusto che qui venga a dire perché non ha preso posizione. Addirittura sento dire che è pronta una mozione di sfiducia nei suoi confronti perché non è in grado di fare Presidente del Consiglio Comunale, secondo alcuni. Guaiana, io lo capisco che è difficile insomma gestire un'aula del genere. No, dico, come vedi, ti do del tu, d'altronde dico abbiamo una conoscenza da tempo, è difficile riuscire a controllare, siamo in 5 qua seduti, quindi immagina la situazione su 24, tra l'altro dico, con un programma che non permette di bloccare l'audio totalmente, quindi tu hai la possibilità sempre di intervenire. Allora, la situazione, senza dubbio non è bella, questo Consiglio Comunale non ci ha fatto una gran figura nei confronti della città di Trapani. Sento diversi cittadini che si lamentano e su questo dico me ne scuso, non lo metto in dubbio nella qualità di Presidente del Consiglio a garanzia dell'intera Aula. È pur vero però che mi sembra la storia classica del bue che dà del cornuto all'asino.
E mi spiego pure. Per Guaiana, sempre, con le, con sempre con le citazioni. Sono un animalista. Film da film. Allora, dico, io all'interno di un'aula consiliare non avevo mai sentito dare del tu a un sindaco. Non avevo mai sentito dire a un sindaco Giacomino. Si chiama Giacomo, Giacomino. Cose mai viste. Non avevo mai visto prendere la parola in continuazione, perché nel momento in cui qualcuno si sente minimamente leso, per la stima che ho nei confronti di tutti i consiglieri comunali, già subito è pronto ad attaccare, perché subito si entra in fibrillazione, perché ormai a mio parere qualche consigliere comunale è convinto che la figura del consigliere comunale sia diventata quella dell'influencer. Social network, Instagram e Facebook, in quel caso non necessita più la candidatura al consiglio. Basta avere tanti follower e si va a fare l'influencer, perché ormai di questo vive. C'è certa gente, taluni consiglieri comunali, che vivono di questo. Dei like. Vivono solo esclusivamente di like, di continue interviste. Perché non fai nomi? Vede, io questo modo di fare non lo condivido. Siamo allora, qui nella situazione... Cara Francesca, per la stima che ho nei confronti della tua persona, io non sono abituato a criticare le persone dal punto di vista personale. Io critico le persone dal punto di vista politico. Corretto, ok? Corretto. Quindi ci siamo? Giusto. Tu non sentirai mai un'offesa dalla mia bocca nei confronti della tua persona. Io posso soltanto criticare il tuo atteggiamento dal punto di vista politico. E sai la stima che ho per la tua persona. Sì, sei una persona preparata, alla stessa maniera Marzia Batti, alla stessa maniera Anna Garuccio. Però mi permetto di essere critico su alcune cose, certo, che sono quelle relative all'aula. E dico, e là dietro, come tu hai visto, ci sono io. E io mi sono ritrovato in questo Consiglio Comunale di giovedì a gestire una linea internet che purtroppo ha sempre problemi a Palazzo Cavarretta, un programma che non mi permette di chiudere i microfoni ai consiglieri, quindi significa che voi pigiate il bottone e siete pronti a intervenire, ci sono 10-20 interventi contemporaneamente, che diventa un gallinaio, non è più un Consiglio Comunale, scusatemi per il termine, e mi ritrovo in questa situazione. Sento un sindaco a cui viene dato del tu, a Tia Targizio, Giacomino, un consigliere comunale che chiama il sindaco Giacomino, a me Giacomino. Lipari ha detto l'altro giorno Giacomino. Dico, e Lipari era in aula consigliare con me, colui che mi cita con un'eventuale mozione di sfiducia, era in aula consigliare con me e ha visto le difficoltà che abbiamo avuto. Tra l'altro, dico, difficoltà che non è che sono dette al sottoscritto, difficoltà che sono certificate. Perché per quanto riguarda, vi faccio un esempio, lo streaming, non ho potuto bloccare lo streaming del Consiglio Comunale neanche durante i 25 minuti di pausa, che sono andati in diretta anche loro sul sito internet del Comune con gli schermi oscurati, facendo vergognare tutta la cittadinanza trapanese, che quello che usciva, perché molti erano convinti che il Consiglio non era in diretta, era da vergogna. E quindi noi ci lamentiamo di che cosa? Noi siamo qua a lamentarci del fatto che io un mi lamento sindaco, del fatto che da più di 2 anni subisco delle offese personali. Che il nuovo progetto relativo alla fognatura servirà a togliere i liquami dalla città di Trapani e i liquami che escono dalla bocca di qualche consigliere comunale? E mi dovrei impressionare di questo dopo una parola Giacomino, dove una parola a Tia Tradizio, oppure altrimenti dico un esempio così che le faccio. Lei che cos'è che ha da dire? Io ho 3 lauree, a me non deve dire niente, glielo spiego io come funziona. Perché qua noi che ci misuriamo con le lauree. Farnetica, allora, dice direttore. Stai farneticando? Sì, dice io farnetico sempre. Io ho 3 lauree, l'amministrazione comunale ha rubato i miei progetti, i progetti questo li ho fatti vero, io. Consigliera Caruccio. No, i progetti. A me non risulta, lei ha 3 lauree e ho la stima per la sua persona, non mi risulta che lei faccia il progettista. Dico, mi lasci parlare, poi dopo che lei interviene. Dopodiché lei può fare tutti gli annunci e i proclami e le dirette social di questo mondo e può dire questa cosa l'avevo detta io, anzi ne approfitto, così magari si va a fare una diretta social. Ci sono gli oleandri dello scorrimento veloce che si devono pulire. Siccome è intenzione dell'amministrazione pulirli a certo giro, vado a fare una diretta social e può dire domani questo l'ho detto io di farlo. Le volevo dire una cosa, le variazioni di bilancio l'anno scorso già c'era inserita la parte relativa alla scalinata di cui lei parla, dove è andata l'8 di gennaio a farsi intervistare a Telesud. A me fa molto piacere che lei sia presente sui social. Mi fa veramente piacere. La reputo una persona formata, la reputo una persona che conosce la storia di questo territorio, conosce la storia di questo territorio, quindi lei è una persona colta. Io non metto in dubbio il fatto che lei abbia studiato e che può darmi lezione su Trapani. E io sono trapanese perché io sono nato al centro storico di Trapani. Io appartengo a una famiglia che viveva al largo delle ninfe.
però non posso prendere lezioni di moralità da chi si vanta di dire io ho 3 lauree, a me lei non deve dire nulla. Non significa, io non misuro le persone per 3 lauree, io parlo con persone che hanno la prima elementare così come parlo con persone che fanno i professori universitari. Lei fa l'insegnante, conosce bene la storia, ma mi permetta di dire che la politica non è fare l'influencer, la politica è politica, non si può entrare su accuse personali, sul personale, e con questo non sto criticando i presenti, io critico tutti coloro e anche la persona del sindaco che non è stata dolce nel suo intervento, assolutamente, e questo lo sto dicendo. Ma io nella qualità di garante, poco fa aveva chiesto io che ho fatto. Lei lo sa. Tu Francesca non hai fatto niente. Mi dica lei perché come io stima per la tua persona, però io vorrei invitare te a vedere tutti i consigli comunali pregressi. Quando c'è una persona che ti pizzica con una spilla, perché io sono una persona focosa. Tu apri il microfono focosa. E cominci a gridare. Sono una persona focosa, Presidente. È la verità. Sono focosa, sono passionale. Ma non funziona. Sono passionale. Ma non funziona. Vita. Le ho fatto ma un'altra sei domanda. Passionale dal punto di vista domanda. Privato. Non faccio il politicante con me. Il tuo privato, le ho fatto non una in domanda. Politica. Cosa io ho potuto fare? Ma io lo voglio sapere in maniera. Poi faccio io la domanda. Subire da 2 anni le mortificazioni dal punto di vista personale del signor sindaco di Trapani, perché voi io guardate sono le sedute persino sopra una voi guardate le sedute del consiglio così come le vedono i cittadini e vi accorgerete in di come la situazione va bene. Ad ogni cosa perché? C'è una tolleranza non si entrerà col fatto che il dibattito deve essere un dibattito politico e non personale, noi non andremo da nessuna parte. Presidente, io non l'ho mai offesa personalmente. No. Anna Garuscio. Ci siamo mai scontrati, sì. No. E l'ho mai offesa. Poi un'altra cosa che mi permetto di dire. E poi voglio fare rispondere a Anna Garuscio. Il mio amico Giuseppe Lipari, che era in consiglio comunale con me l'altro giorno, giustamente, insieme alla consigliera Trapani, ho visto questo articolo dove praticamente, come dire, punge me per un'ipotetica. Ma è vero che vi siete mangiati la pizza assieme durante la seduta, dopo la seduta? Allora, direttore, vero, quando... No. Quando siamo in pausa e non ci sono lavori di consiglio, giustamente qualcosa lo dobbiamo mangiare. Quindi mangiate assieme e poi vi consigliamo un bocconcino, una fesseria, una cosa, dico insomma quello forse che sia. Però dico questo ci permette, come dire, di rifocillarci, anche perché devo dire una cosa: fare un consiglio comunale in diretta è una cosa, stare davanti a uno schermo per ore è un'altra cosa completamente, e gestire un'aula che, come vedi, è in una situazione un bel po' particolare. Una domanda. Non me ne voglia la consigliera Laura Genco, è per capire, ma è consentito fare un consiglio comunale in streaming da mentre si sta in auto? Allora, su questa diciamo materia mi riservo, perché sto facendo degli approfondimenti, fermo restando che comunque è consentita la partecipazione al consiglio anche in audioconferenza, e questo di qua è stata non una forzatura ma un'interpretazione della norma che abbiamo dato in materia efficace, anche per garantire a tante consigliere comunali, mamme bellissime, eccezionali, certo, di poter stare con i loro piccoli e intervenire in audioconferenza, perché okay, non possiamo mettere di certo le fotografie dei bellissimi bambini. Francesca ha un bimbo stupendo, certo. Dico, l'ho giusto, visto tante giusto, volte giusto, ma dico, giusto, non lo possiamo permettere, giusto. E quindi su questo dico, mi assumo la responsabilità di quello che ho fatto, ma sul fatto che bisogna un po' stemperare i toni e controllare gli interventi. Quindi in questo momento diciamo è consentito, io sono in macchina, sto andando, Io in, in questo momento è consentito. Va bene. Okay. Dico, io non è un attacco, io proprio voglio capire. Io personalmente avrei messo la mia presenza in audioconferenza, io Peppe Guaiana, ma io non posso obbligare le persone e neanche posso controllare quello che dicono le persone prima del loro intervento. La porta era coricato sul divano, però dicono ci siamo sconvolti. Quindi allora, perché ci avremmo sconvolti la consigliera? Consentitemi. Il consigliere La Porta era sul divano e sicuramente avrà il divano che è un po' inclinato, magari l'avete visto rilassato. Io non posso che ringraziare un componente dell'amministrazione che partecipa ai lavori. Ci siamo? Sì. Però mettetevi pure in una condizione. E allora questo dico, io e partecipo ai lavori del consiglio, sto 4-5 ore dietro lo schermo senza potermi neanche muovere. Io non mi muovo quando sono seduto. E tu due l'hai visto, vorrei. Nicola, però ti posso due minuti, no, tocca a me, sola. Tocca a me, no, no, no. 2 minuti alla Garuccio, che più volte è stata tirata in ballo. Le toccano. Via. Allora, intanto che il presidente Guaiana avrebbe detto delle
bugie, questo era risaputo, io lo sapevo, venendo qua lo sapevo, perché probabilmente lui ha visto la seduta di consiglio che vi invito a guardare al contrario. Perché l'ha vista al contrario? Perché ritorna il concetto della provocazione. Io il sindaco non l'ho provocato, io col sindaco nemmeno già ho parlato, quindi si vedono fino a 2 ore e 48 minuti, quando il sindaco inizia invece a prendermi a parola e a dire fogna quello e l'altro. Dopo, verso le, quindi 2 ore e 48 minuti, verso le 4 ore e 50 minuti, 4 ore viene dopo o prima di 2 ore? Lo dico a te, perché se lo dico a lui dice... Ho fatto il linguistico, ma la matematica... No, perché se glielo chiedo a lui mi dice che viene prima. Quindi, questi sono atti. Gli dico che lui sta sbagliando, che lui sta sbagliando tu, linea. Scusami, tu. Sì, sì, gli ho detto del tuo, e questo lo dico esattamente verso il 3... Verso le 3 ore... Garbo. Dopo le... Scusi, sì, sì. Faccio una questione di principio. Sì, per dopo tutti, le 3 ore... Allora, dopo le 3... Ma sì, però voi dovete vedere la... della... Intanto io ho sempre mantenuto il garbo istituzionale con tutti. Abbiamo fatto 800 consigli e l'ho sempre mantenuto. E lo mantengo sempre. Quando dovremmo vedere? Abbiamo visto anche quando manteneva il garbo istituzionale, il sindaco entrato in aula mi ha chiamato delinquente politica, perché per non avere votato l'articolo 1. Ebbene, non ho votato solo l'articolo 1, non ho votato il 2, il 3, il 4, il 5, il 6, il 7, l'8, 9, 10. Perché non li ho votati? Perché anche questa è una mancanza di verità. Non è vero che noi abbiamo chiesto l'esenzione della Tari. Noi abbiamo chiesto i 3 mesi, anzi neanche 3 mesi, dal periodo di inizio chiusura al periodo di fine chiusura. Questo è agli atti. Ma tu non puoi venirmi a dire che io ho chiesto l'esenzione della Tari. L'esenzione della Tari significa 12 mesi di Tari. 3 mesi, consigliera. 3 mesi, ovvero dal primo giorno di chiusura del lockdown all'ultimo giorno di chiusura. Consigliera, non lei per ha chiesto l'esenzione per 3 mesi. E lei che cosa ha detto poc'anzi? Io l'ho detto esattamente no, la stessa cosa, chiedevate l'esenzione della Tari. Nei 3 mesi, e noi abbiamo avuto i pareri favorevoli, poi ne è spunto uno contrario. Sono contrari i pareri. Uno contrario, ma ci sono le registrazioni, che dici Trapani? Erano favorevoli, poi ne è spunto, c'è sempre la registrazione, più tardi gliela mando. La ringrazio. Poi le è spunto una contrario e 3 favorevoli. In ogni modo, il fatto dei favorevoli o contrari, mi scusi sa, giovedì mi avete bocciato un emendamento sul canile di Contrada Cuddia, perché io sono rigorosa, perché questo è il mio atteggiamento, il mio carattere spigoloso, per carità, ma io lotto per la città. Ancora oggi io non offendo né lei, né il sindaco, né nessun'altra persona. Io lotto per la città. Quando giovedì tutti i pareri tecnico-contabile tecnico e contabile erano favorevoli per il canile di Contrada Cuddia, voi col parere favorevole ve l'avete votato contrario. Ora non me lo dica, tanto apre il canile, poi ne parliamo fra 2 anni, si apre, lasci stare. Comunque, detto questo, quindi dobbiamo dire la verità, le cose come stanno. Volevo dire un'altra cosa, quindi... Io sono stata, quindi poi parliamo che è da marzo che ricevo le accuse delinquente, poi fra l'altro sono stata associata anche ad ambienti criminali, bacio a mano, ma chi ha mai voluto il bacio a mano del sindaco? Ma chi, io anzi lo tengo, visto il modo in cui si comporta, a debita distanza, perché io con persone che assumono questi atteggiamenti, oggi, da marzo fino a oggi, e che cosa mi si vuole accusare? Che perché mi accusa, mi dice tutte queste parole da marzo fino a oggi, io entro in aula e dico, senti, dopo che questa volta che mi ha detto fogna, io a questo punto non ho neanche più rispetto della tua figura. Ti chiamerò tu, ti darò del tu in questa sede, lo spiego, verso 3 ore e 10 minuti, lo spiego perché dico, no, con questo tuo modo di fare non rappresenti la città, per me non puoi essere il sindaco della città di Trapani. E io come provocazione in quell'aula gli do del tu. Ma dopo che mi dice fogna, ma non l'ho capito, ma scusatemi, ma se qua siete abituati, e lei per primo è abituato a questo genere, a questo, poi no, devo finire perché è da 3 ore che devo dire una cosa, a questo genere di interventi, no, allora guardi, lo riversate a chi volete voi, ma a me assolutamente siete sulla strada sbagliata. E voglio, devo dire sempre questa cosa da 3 ore, il discorso della museruola, il discorso della museruola. Il presidente Guaiana si mise a urlare, a dire non si permetta, al sindaco no, lo difende. Perché lo difende? Perché parte in causa in questa maggioranza, e lo difende e fa male, perché lei è stato eletto come consigliere comunale, poi è stato nominato, perché l'abbiamo votato tutti noi, io con la maggioranza, io l'ho votata. No.
è stato votato come presidente del Consiglio, lei deve essere super partners. Se lei sa fare il super partes, rimane presidente del Consiglio. Quindi altrimenti, lo sfiduciate. Io non ne promuovo sfiducia. Se qualcuno la fa, valuterò se firmarla. Perché lei non si può permettere di utilizzare due pesi e due misure e utilizzare l'aula consigliare così. Lei può benissimo non rimproverare più a nessuno. Va bene, nel senso che se per esempio domani mi dicono Museruola, lei oppure mi dice, bene, oppure capito, se io dico posto, Cogna Colpunto e decide di non andiamo, ma deve fare un passa? Metro di non valutazione. Non facciamo una questione di così. Un metro di valutazione. Un minuto. Vogliamo. Consigliere Caruccio, dico, come vede, lei presenta emendamenti e poi dimentica di averli presentati, dimentica io. Dei pareri. Dico, questa è la situazione reale, andiamo alle carte. Io credo che lei sia affetta da un'ultima sindrome che si chiama bipolarismo politico. Questo bipolarismo politico che cos'è? È una sindrome che dice, prima si dice una cosa e poi e se ne fa un'altra. Porti l'esempio, quando? Dico, a parte il fatto che porti ci sono i documenti e dico, ma e noi non siamo esempio. Qua. Noi ma non porti, siamo, come io vede, dimentico, io non sono, io come dimentico, vede non sono abituata a fare un video. Non vi accavallate, non vi accavallate! Ma qua ci sono accuse gravi. La situazione è questa, ci limitiamo, noi veniamo in televisione per fare che cosa? Io sono qua perché io sono qua per parlare dei problemi trapanesi, non per fare curtiglio. Scusatemi per dire la verità, okay? Ma parla non di emendamenti, sono qua per questo. Io sono qua per dire ai trapanesi cosa stiamo facendo e parlare dei problemi. Presidente, della città. Sta sbagliando. Poi, sicuramente li ha programmati la Caruccio. Che ben venga, si candidi a sindaco la prossima volta perché lei ha programmato tutto. Lei ha tre lauree e qualsiasi cosa si fa a Trapani, l'ho detto io. Intanto lauree... Ci sono gli oleandri da pulire allo scorrimento veloce. Ci vada lei. Si faccia un selfie perché domani li puliranno e potrà dire che ha fatto la segnalazione. Lei è diffamante. Intanto devo dire una cosa. Io non ho mai detto di avere tre lauree, anche perché ne ho due e non mi sono mai vantata, consigliera Trapani, non sono bene, mai vantata. Consigliera Caruccio, per la stima che ho, tre lauree lei se le merita, perché lei è una persona preparata. Marzia Patti, che state facendo per la città? Io vorrei dire solo una cosa. La città, e poi ritorno sulla città. A prescindere dalle parti maggioranza, perché la maggioranza riveste il ruolo di opposizione con la minoranza, la minoranza riveste il ruolo di opposizione con la maggioranza. Io vorrei si ritornasse al vero ruolo dell'opposizione e si facesse anche una... si dividessero l'opposizione personale dall'opposizione politica. Io chiedo all'opposizione di tornare a fare opposizione costruttiva e di scindere dividersi da coloro che invece vogliono fare opposizione demolitiva, perché quello che vedo è semplicemente un'opposizione quasi demolitiva proprio della persona, spesso e volentieri, sia quando la maggioranza fa opposizione alla minoranza sia quando la minoranza fa opposizione alla maggioranza. L'ho detto spesso e volentieri alla mia amica Francesca, non voglio entrare nel merito della seduta perché per me i toni sono stati esagerati, l'ho detto, lo ripeto, lo ribadirò nelle opportune sedi dove servirà a farlo. L'opposizione deve essere costruttiva, bisogna un attimo dividersi da coloro che invece vogliono fare opposizione demolitiva. Tornate a fare opposizione, parliamo della città. Siamo qui per questo. Ok, infatti, purtroppo insomma da giornalista sono per le strade, comunque ricevo il mio telefono, squilla in continuazione, messaggi e fotografie. Certo, sì, i tre mesi di emergenza da pandemia hanno bloccato tutto, non solo a Trapani ma in tutta Italia, però a me sembra che ci sia ancora molto da fare per dare qualche segnale di maggiore operatività, consigliera Patti, è una mia impressione, o quelli i cittadini che me lo fanno notare stanno sbagliando, magari non fanno politica, quindi non sono mossi da livore, diciamo così, partitico politico. Allora, innanzitutto bisogna capire cosa viene detto ai cittadini. Beh, la città è sposta, okay. Le erbacce, la città, e qua non si... indubbiamente questa amministrazione è in ritardo, l'ho detto anche in sede di maggioranza, l'ho detto anche in consiglio, tanto c'è da fare, tanto verrà fatto. Abbiamo approvato un regolamento di aiuto alle imprese, adesso ho con me un'ordinanza sindacale sulla ZTL che aiuterà le attività
ad avere maggiore suolo pubblico, aiuterà anche a combattere i parcheggi selvaggi nelle zone residenziali. I residenti del centro storico spesso lamentavano che non c'erano dei posti. L'amministrazione sta cercando, sempre d'accordo con quelle che sono gli aiuti da parte del governo e della regione, di dare il massimo in questo senso al fine di aiutare i cittadini, aiutare Trapani a spiccare il volo e a rilanciarsi. L'ultimo argomento in discussione in questi giorni, proprio da ieri, colpa nostra, dirà qualcuno, che l'abbiamo lanciata questa notizia su ieri mattina sul nostro sito web, ma già era un'ordinanza appunto ufficiale pubblicata pure agli atti del Comune di Trapani, e la ZTL estesa, questo ora ne parliamo, non voglio nemmeno usare aggettivi perché poi magari appunto sbaglio, diciamo questa ordinanza che per aiutare una serie di commercianti del centro storico, in particolare ristoratori, a meglio utilizzare gli spazi per fornire il proprio servizio all'utenza, prevede un blocco totale del centro storico, diciamo dalla fine della Marina fino a Piazza Mercato del Pesce, non si potrà più accedere se non solo perché si è residenti. Consigliera Francesca Trapani. Grazie Nicola, mi permetti un inciso, ma lo faccio soltanto nei confronti dei cittadini di Trapani. Anche quando parliamo di cose che sembrano banali come le offese eccetera, non facciamo curtiglio, non me ne voglia il Presidente del Consiglio. Avanti, chiudiamo questa parola. Stiamo cercando solo di fare, come dire, di trovare la quadra su... Autoterapia, okay. Vi state confrontando per capire che dovete smetterla di utilizzare questi toni in Consiglio Comunale, lo dico io, va bene? Io come Francesca Trapani, perché io parlo sempre per me stessa e mai a nome degli altri, no, ritengo di aver fatto sempre un'opposizione, che va sempre nella direzione del giusto provvedimento e della giusta critica quando ci vuole e della cattiva critica quando ci vuole. Nel caso di specie, lo dicevo quando è entrata la consigliera Patti, sarò impopolare, ma qualora questa non sia un'ordinanza estemporanea, quindi parliamo andiamo all'argomento, okay. Qualora non sia un'ordinanza estemporanea, perché vede cos'è che io ho sempre criticato a questa amministrazione, mio marito è un amministratore di condominio, un lavoro bruttissimo che però non necessita di una grande visione ma di una grande operatività. Ok, si rompe la lampadina, il motore dell'acqua, si chiama sempre l'amministratore. In questa amministrazione è bravissima, è un ottimo amministratore, un'amministrazione di amministratori di condominio. Dovrà dimostrare di essere di più di questo, di essere un'amministrazione che ha visione di città. Ecco, se questa ordinanza è un'ordinanza estemporanea, sarà l'ennesimo provvedimento di un amministratore di condominio. Se questa ordinanza si inserisce in un quadro molto più ampio, che è quello di una visione di città del futuro, e allora sarò impopolare ma mi trovo d'accordo. Questo che significa? Non devo soltanto bloccare al traffico il centro storico, non devo soltanto pedonalizzare la via Torre Arsa e non permettere alle biciclette di transitare. Devo, insieme a questo, creare parallelamente tutta una serie di servizi che permettano di vivere in maniera corretta un ampliamento così importante della ZTL. Significa ciclabili, significa dare la possibilità ai residenti di parcheggiare con la stessa facilità, significa creare eventi, perché vede, quando io pedonalizzo e blocco tutto il centro storico ma ci sono le saracinesche chiuse e durante tutta la stagione estiva non c'è un solo evento in centro storico. Beh, vi ricordo che ancora siamo soggetti alle problematiche. No, parlo anche dell'anno scorso. Okay. Dico, l'unico evento che c'è stato è stato Stragusso l'anno scorso. Se avessi letto il regolamento, sa che abbiamo inserito un articolo 15 bis per incentivare gli eventi in centro storico. Io ho fatto una premessa e ho detto: sono felice se questa visione, amministrazione dimostrerà una cosa di avere temporanea, visione. Quindi, Guagnano, vogliamo spiegare questo provvedimento che sta facendo discutere? Io ieri ve lo dico, proprio dalle 10, intorno alle 10 fino a stanotte, il mio telefono scottava per i troppi messaggi di lamentele che ho ricevuto. È opportuno, fare dei chiarimenti in merito all'ordinanza, più che altro perché si è generato un po' di confusione. Innanzitutto questa ordinanza, è valida fino al 31 di ottobre dell'anno 2020, è un'ordinanza sperimentale per incentivare un attimino anche i soggetti
per una mobilità sostenibile e quindi muoversi all'interno. Però le biciclette non hanno dove muovere. Vede, consigliera Giappone, dico per questo. Quindi diciamo che l'idea dell'amministrazione comunale è non solo a seguito della grave crisi che è arrivata per il Covid, dare la possibilità a tutti gli esercenti di aumentare il proprio suolo pubblico, quindi diamo la possibilità a tutti i ristoranti, i bar, le attività commerciali di avere il suolo pubblico in quantità superiore rispetto a prima. In quantità superiore rispetto a prima, al fine insomma di ripristinare un po' l'economia che è stata distrutta dall'avvento di questo virus. Tra l'altro ci sono ad esempio la parte lungomare Dante Alighieri, che lì verrà aumentato il suolo pubblico di tutti questi locali, su Corso Vittorio Emanuele, Piazza Yolanda, lì ci sarà la possibilità anche di allargare, insomma un po' tutti potranno spaziare avendo più spazi, scusi per la doppia, più spazi disponibili per insomma la fruizione dei locali. Oltre questo, era intenzione dell'amministrazione tutelare i residenti del centro storico che scontano un problema grossissimo, esatto, quello delle famose strisce gialle. Le strisce gialle purtroppo vengono controllate dalla Polizia Municipale. Sappiamo benissimo che la Polizia Municipale ha un organico molto ridotto. Trasformando le famose strisce gialle in strisce blu, noi diamo ai residenti la possibilità gratuita di posteggiare la loro prima autovettura. E quindi questo che cosa significa? Che io sto spesso al centro, sento di soggetti che non possono arrivare a casa perché ci sono macchine posteggiate negli stalli residenti che nessuno controlla. Questo mi dispiace strisce perché purtroppo. Si pagavano prima? Strisce gialle sono quelle per i residenti. Si pagavano prima? No, non si pagavano. Non è il problema questo. No, è un problema serio. Perché se sì, gli stalli sono per residenti, questo. Io non ci posso mettere la macchina solo nel pass residenti. Con questo sistema invece delle strisce blu, io residente posso tranquillamente posteggiare la macchina sulle strisce blu gratuitamente. Nel caso in cui avessi due autovetture, ho la possibilità di far sostare la seconda macchina anche sulle strisce blu nel periodo che va fino al. Con una quota mensile di 10 euro. Fermo restando questo, diamo incentivi alle imprese aumentando il suolo pubblico, garantiamo i residenti del centro storico e vediamo un attimino di far muovere la gente anche con mezzi pubblici, il cui servizio è chiaro che verrà intensificato. Per quanto riguarda la sosta nelle strisce blu, abbiamo aumentato la tariffa di sosta nelle strisce blu ogni mezz'ora 1,50 euro, perché prevediamo soste temporanee. Fermo restando, direttore, che parliamo della zona del centro storico soltanto e non parliamo della zona limitrofe dove rimarranno le stesse tariffe, ma è chiaro che se io devo scendere al centro storico nel periodo in cui vige l'ordinanza non posso entrare se non sono residente. Perché io posso entrare nella qualità di residente o fruitore di un servizio, cioè, o praticamente perché sto andando a fare un servizio all'interno del centro, ad esempio un mezzo che deve andare a scaricare della merce o un idraulico che deve entrare al centro storico e che deve fare una riparazione, chiedono il permesso e agiscono. Tra l'altro con questo sistema ci dotiamo di ATM, che è molto funzionale con gli ausiliari del traffico, che si occuperà di tutto quello che riguarda la parte amministrativa al fine dell'applicazione dell'ordinanza, quindi andiamo a snellire anche dal punto di vista burocratico tutto. Quindi, diciamo in un certo senso il fatto che la Marina, via la Regina Elena, sarà l'unica via di sfogo per la passeggiata serale, la classica vasca che da Parenzi facciamo specialmente per il estivo, voi pensate di superarla attraverso un incentivo all'utilizzo dei mezzi pubblici? Sì, l'idea è quella di incentivare l'utilizzo dei mezzi pubblici, incentivare le attività commerciali perché hanno vissuto in una situazione non bella e quindi dobbiamo dare risposta anche ai commercianti del territorio e nello stesso tempo dare la possibilità ai residenti. Ma è una cosa fino al 31 ottobre, è una cosa condivisa, perché vede che ci vuole coraggio quando si amministra. In via sperimentale, ma la sperimentale avete fatto di sperimentare la Piazza Vittorio, che è un quadrato bloccato da due anni. Nel caso in cui, visto che noi siamo, visto che siamo per il dialogo costruttivo, se ci fossero eventualmente delle problematiche rilevate, quando riapriranno le scuole, Presidente, lei ce l'ha, io sono naturalmente a disposizione. No, io faccio una domanda seria, perché io mi trovo d'accordo con questa ordinanza. L'ho detto, sarò impopolare, ma nelle città del futuro non possiamo pensare di andare a parcheggiare davanti la pizzeria. Io cammino in bicicletta, lei lo sa, perché è uno di quelli che mi aiuta a prendere la bicicletta al monopattino e
i consiglieri mi prendono in giro a volte scherzosamente quando arrivo con la mia bicicletta, quindi io sono una di quelle che crede fortemente in questo genere di città, però vede Presidente, ci vuole coraggio quando vorrei ascoltare in merito l'opinione di Anna Garuccio. Dopo il 31 ottobre cosa accadrà? Ci sarà questo coraggio? Aspetta, prima la risposta abbiamo dopo. Abbiamo già avuto il coraggio vediamo di farle in via sperimentale. Altra domanda Garuccio. Allora, vorrei ascoltare la Garuccio. Intanto la via sperimentale che ben venga, ma la via sperimentale non può comportare 4 mesi. Perché noi, come tutto il mondo, visto che eravamo in pandemia, usciamo da una emergenza sanitaria che è diventata anche un'emergenza economica. O si sa quello che si fa, o noi daremo l'ennesima mazzata, voi anzi, perché io, i cittadini devono sapere che vengo esclusa dai tavoli tecnici, non da ora, da marzo, quindi sempre per il discorso di chi inizia prima. Fa progetti e la escludono dai tavoli tecnici. Io infatti li mando via interpellanza, ma mi scusi, ma avanti, cade su io faccio progetti, certo, avanti, ma dai, io andiamo nel merito ma della le questione. Mando, ma infatti le mando via PEC, passano prima da lei e lei li conosce bene. Visto che è uscito il discorso, nel bilancio dell'anno scorso non c'era Scalinata di Sant'Anna, tant'è che questi progetti che io mando via interpellanza, mi ha risposto l'assessore Safina che ha detto al settore, mi ha detto che si parlava, loro parlavano della via Cucuzzella, Scalinata via Cucuzzella, dice bene, dopo la via Cucuzzella faremo allora quella di Sant'Anna, andiamo, quindi non era nel progetto. Bene, grazie. Per quanto, però una cosa di Sant'Anna la devo dire. No, questa dopo, ZTL intanto, è importante. Faccio una domanda, voglio una risposta, grazie. ZTL, allora ZTL che ben venga, perché secondo me anche Trapani deve adeguarsi alla ZTL, il centro storico è diventato è troppo intasato, ma la soluzione sicuramente è quella dell'apertura, dal mio punto di vista, almeno dal mio umile punto di vista, è quella dell'apertura delle strade perimetrali. Cosa succede? Si comprende già anche dal punto di vista linguistico. Cosa dice il Presidente, cosa ha detto la consigliera Patti? I residenti avevano un problema, sulle strisce gialle non trovavano parcheggio perché chi non era residente ci posteggiava, giusto? Quindi la soluzione qual è stata? Che hanno adottato, li facciamo diventare blu, così pagano, loro chiaramente non pagano, pagano gli altri, ma chi scende in centro a posteggiare deve. Quindi che cosa succede? Che per carità... non sarà questa la soluzione affinché troveranno parcheggio. Servirà ad altre cose, perché ad altre cose servirà, ma non per far sì che i residenti troveranno parcheggio, perché non lo troveranno, perché abbiamo dato, trasformando le strisce gialle in blu, abbiamo dato permesso ai non residenti di posteggiare anche in quelle aree. Forse ci siamo detto espressi questi, male. No, io ho letto dalle la delibera, 19 alle 2, dalle 19 alle 2 sarà inibito ai non residenti, aspetti. Quindi i residenti troveranno dopo, posto. Cosa voglio dire? Oltretutto, no, aspetti. No, ma io lo so, ma se... No, ma coloro che hanno, entrano, chi ha permesso? Chi ha permesso? I residenti. Non solo, il controllo delle strisce blu. Viene fatto alle sedi del traffico, che giustamente nel momento in cui c'è una macchina senza ticket faranno il loro verbale. Io no, scusatemi. È permesso, io ho letto la delibera, ai residenti, l'avete detto anche voi, a chi ha il permesso, carico e scarico, no? E ai lavoratori. Ora, voi volete rilanciare l'economia, e anche io, ma non vi sembra che 3 euro l'ora, perché ieri mi ha chiamato un cameriere, mi ha detto, ma tu lo sai che io devo andare a pagare 100 euro di abbonamento, prendo 600 euro al mese, devo andare a pagare 100 euro di abbonamento. Un cameriere. Va, questo è quello che... Comunque, posteggia quindi, a Piazza Leilio e prende l'autobus a Piazza Leilio, e va bene, ma siccome cosa penso io? Che ben venga la via sperimentale, siamo tutto su base sperimentale. Io personalmente avrei portato questa base sperimentale ad un tempo sicuramente ridotto rispetto ai 4 mesi, giusto? Perché stavo dicendo poc'anzi prima dell'interruzione, perché essendo che usciamo dal lockdown, è chiaro che noi Trapani vive di economia durante il periodo estivo, quindi se noi ci veramente bruciamo questa possibilità di fare rianimare queste imprese durante il periodo estivo, abbiamo condannato le stesse imprese a chiudere. Sono preoccupati per questo non lo dico io, lo dicono loro. Io la mia preoccupazione invece che questa realtà si possa avverare, purtroppo io ho l'impressione che così facendo chiuderanno pure le chiese, è diverso, questo è il mio punto di vista. Ma consigliera, la domanda che dobbiamo porre è quali sono le attività alternative di mobilità che offriremo con la chiusura? E cosa stavo dicendo? Perché posso io non dire ho capito una cosa? Questa. Cioè, Trapani ha un problema serio. Ma poi forse serio? Per un mio limite, quali sono Trapani... qual è la mobilità alternativa leggera o pubblica non che offriremo? Trapani ha un problema serio, Trapani ha un problema serio di mobilità. Trapani ha un problema serio di mobilità. No, ma guardi, io sono d'accordo alla ZTL allargata, sto chiedendo alla consigliera Patti, al presidente, qual è
parallelamente alla chiusura, l'offerta di mobilità alternativa che offriremo? Allora, bella domanda. Zone come Via Ilio e Via degli Eventi diventeranno... Piazzale Ilio, la ringrazio consigliere, via dei grandi eventi. Così puntuale, Piazzale Ilio e Via dei Grandi Eventi, nell'ordinanza c'è scritto Via Ilio, se l'avesse letta lo saprebbe. No, l'ho letta. Diventeranno zone di sosta 0,10 centesimi l'ora, sarà garantita una navetta che farà costantemente il giro del centro storico perché sarà autorizzata. E se invece voglio muovermi in bici, consigliera? Consigliera, si sta lavorando anche per questo. Si sta lavorando, è già attiva l'ordinanza. Consigliera, non si lavora così. Faccio l'ordinanza, offro l'alternativa. Questa è la politica del futuro. Non faccio l'ordinanza e lavoro sull'alternativa che magari arriverà tra due mesi. Mi permetta, non arriverà, consigliera. Tra due mesi, consigliera. E quando arriverà? Le sto dicendo che si sta già lavorando ad una mobilità anche tramite con le biciclette, fuori dalle aree pedonali, perché c'è un'altra ordinanza che è per i veicoli elettrici, tranne se sono i portatori di disabilità o comunque gravi esigenze, sono vietati per una questione di sicurezza. Si sta lavorando anche su questo. Su noi questo riteniamo... come? Quando? Se arriva ad agosto, mi permetta. Abbiamo bloccato il centro e non abbiamo offerto l'ordinanza. Una cosa chiamata interrogazione. L'ordinanza è stata battuta. No, io la conosco l'ordinanza. Il 3 di luglio del 2020. Quindi voglio dire, può essere che oggi esce questa bella notizia e così lei è felice? Ma io o lo pensa spero, che noi abbiamo la bacchetta magica? Le consiglio anche di consigliare qualche rastrelliera in più al centro storico, perché qualche salire la bici a Palazzo Cavaretta non è un granché, oltretutto, una città va bene, dobbiamo oltretutto ricordo che quando in consiglio si decisero le tariffe sulle zone di sosta blu, ricordo che io ne abbia memoria, che c'era un emendamento dell'allora consigliere Safina, il quale proprio in prospettiva di ZTL ha detto: noi dobbiamo evitare che le macchine arrivino dentro i locali, dobbiamo cercare di lavorare step by step per una mobilità ecosostenibile ed evitare che appunto si crei traffico, quindi lavoriamo anche per creare queste zone a 0,10 centesimi, cosa che è stata fatta dall'amministrazione, perché ci vuole coraggio per amministrare Trapani nel 2020. Ci vuole coraggio. Coraggio, mi permetti Nicola, coraggio che è mancato durante quella seduta, perché qualche consigliere ha detto: ma i ragazzi diciottenni come fanno a spostarsi se devono parcheggiare la macchina in via Ammiraglio Staiti? Ma chi l'ha detta questa cosa? Lei, consigliera, lo disse proprio lei. Io l'assessore Safina ritirò l'emendamento questa cosa non me ne è portata avanti. Lei pensa che ma siccome noi abbiamo coraggio, di amministrare. A proposito di ragazzi, dobbiamo chiudere. No. A proposito di ragazzi, No, consigliera, io non sono bugiarda, ho una buona memoria. E vado a guardare le registrazioni. Ho una buona memoria, consigliera, e non le permetto di darmi della bugiarda. No, io glielo do invece. No, perché lei non può entrare qua e dire una cosa del genere. Io parlai delle famiglie anziane, che sono tutelate da questa amministrazione. Ma per carità, io non ho detto il contrario, che non hanno la casa al mare, che passano le serate sotto gli alberi della marina. Io ho detto: dobbiamo evitare di aumentare le tariffe, tant'è che poi quando uscì io votai invece perfettamente, fra l'altro io le ricordo benissimo che io sono una persona che fra l'altro l'assessore Safina, che è molto in maggioranza, allora era consigliere, non è che votava, che ritirava l'emendamento perché glielo dicevo io, a me gli emendamenti li bocciate tutti, ma cioè coerenza stessa, poteva, ma poi io dei ragazzi non ho mai parlato, anzi io esorto a camminare a piedi, io parlavo delle famiglie, degli anziani e della marina. No, consigliera, no mi dispiace, consigliera Patti, ma mi dispiace per lei. Per il suo modo a di proposito essere. Di ragazzi, no, a me dispiace invece per lei, consigliera, perché lei sta prendendo la parte peggiore. No, mi dispiace. Ci sono delle personalità che si possono recuperare. Abbiamo iniziato parlando di garbo istituzionale. Si vergogni lei, consigliera. Si parla di garbo istituzionale e continua a darmi della bugiarda. Una donna come lei, della sua età, che viene qua a dire delle bugie. Donna come lei, della sua età, che viene qua a dire bugie con me presente, che mi ricordo benissimo quello che ha detto, che non ho mai parlato di giovani, ho parlato di famiglie anziane, e poi pur sapendo che l'assessore Safina, solo perché io ero contro, mai avrebbe ritirato l'emendamento.
Consigliera Trapani, lei si immagina che la consigliera Trapani ricorderà l'emendamento? Ma se lei, ma no, è il principio logico, il principio logico avrebbe ritirato l'emendamento solo perché io ero contraria, invece di 24 voti ne prendeva 23, scusi. Va bene, abbiamo finito la trasmissione. Si dice, no, che un popolo si merita i governanti che ha. Forse è per questo che al centro storico non ci si può più andare. Ci sono orde di ragazzini che fanno quello che vogliono, Bravo. Saltano sui tetti delle auto, distruggono i finestrini, buttano giù le motociclette, disturbano gli anziani, disturbano gli altri ragazzini, ci sono zuffe, ci sono risse. Chiediamoci se questo atteggiamento finale, forse agli occhi di chi poi fa queste cose, possa contribuire. Grazie, abbiamo finito, arrivederci.